Teatro Orione, sì, insieme ad Antonio Giuliani, sì, benvenuto. Grazie, grazie. Allora, io ti faccio subito una domanda. Sì. Questo è un teatro che ha visto calcare la scena di Ugo Tognazzi, sì, Gigi, sì, Proietti. Com'è, sì, salire sul palco in questo... Beh, devo dire insomma che la risposta l'hai involontariamente, l'hai messa dentro la tua domanda, perché insomma mi hai fatto due nomi di due mostri sacri, quindi non c'è risposta a questo, capito? Quindi è sempre un piacere, un onore vedere più che altro la crescita di questo teatro. Prima il direttore artistico, quando mi ha chiamato sul palco, insomma l'hai sentito, mi ha chiamato come se fossi un suo fratello, perché io sono cresciuto veramente qua, io venivo qui a questo teatro, prendevo le serate e prendevo questo teatro dove non c'era nessuno, non c'era neanche adesso l'attuale gruppo che gestisce questo, il Teatro Orione, il nuovo Teatro Orione, e quindi l'ho visto crescere fino ad arrivare ad oggi, addirittura quando ho detto è la prima volta che si fa una conferenza stampa, e lui mi ha risposto sì, e dico, e si vede, perché sta durando 3 ore, no, a parte gli scherzi. Quindi sono contento per loro, giovani che tirano sul teatro per dare veramente vita e cercare di riportare via, insomma, forse tu mi hai sentito prima, stavo facendo tanta intervista dove alla gente insomma cercavo di dirgli di lasciare questi no, questa televisione e venire a teatro. Sei cresciuto qui, quindi qual è stata la tua emozione quando la prima volta ti sei esibito? E come oggi? È la stessa? Guarda, ti devo dire, l'emozione è sempre la stessa. Tanti pensano che l'emozione sia una cosa deleteria, no? Perché se tu sei emozionato non riesci poi magari, la vedono come un nervosismo, come un'ansia, invece no, l'emozione può essere anche totalmente positiva, cioè l'emozione, è vero che per l'emozione delle volte magari potevi sbagliare delle cose, ma perché però l'emozione può essere l'emozione di sono emozionato, non vedo l'ora di entrare in scena, quindi può essere sicuramente anche positiva. Per me lo è così, non, è difficilmente mi agito ormai, no? Dopo 30 anni, infatti lo spettacolo si chiama Ho fatto 30, faccio 31 per questo motivo qui, c'è sempre quell'emozione bella, quell'emozione di sentire l'applauso, di stare, di rivedere finalmente il pubblico tutto quanto insieme con questo aggregato, no? Dopo tutto quello che abbiamo passato. Però c'è sempre una grande concentrazione da parte mia, perché per me il rispetto al pubblico è totale, cioè io devo portare uno spettacolo dove sì, sono contento, ma no, non sto a casa mia, siamo tutti quanti in una stessa casa in quella serata, capito? Quindi devo portare rispetto anche come testo, come novità. Infatti tutti gli anni io scrivo uno spettacolo da 2 ore nuovo, quindi l'ho anche dichiarato prima, quindi per me il rispetto è questo. Hai fatto 30, sì, facciamo 31, sono, sì, 30 anni, sì, nella tua carriera, sì. Cosa ti porti dentro di questi 30 anni, cosa avresti voluto cambiare? Guarda, sicuramente in 30 anni, allora io sono un capricorno, sono, è anche ascendente capricorno, tu mi guardi con questo bel viso che hai, sorridente, come di che significa? Perché poi il segno zodiacale un po' ti forma in questo senso. Allora io non sono uno che non si rimpiange mai le cose, perché i grandi maestri mi hanno sempre insegnato, ricordati Antonio, che la cosa più deleteria della vita di una persona, a prescindere dal teatro o dall'attore, della vita di tutti i giorni, è il rimpianto. Che erano maestri che dice, quando arriverai a un'età, quando sarai anziano, cominci poi a pensare, ah, ma se avessi fatto quello, se avessi fatto, è deleterio. Quindi tu fai sempre tutto quanto al massimo, così non avrai rimpianti, ce l'avrai sicuramente, ma non quelli grandi, no, che ti potrebbero portare veramente a un esaurimento quando sarai grande, e quindi non mi rimpiango niente. Però giustamente sarei un ipocrita a non dire che in 30 anni delle cose le avrei cambiate, sicuramente avrei cambiato delle scelte che mi avrebbero portato a fare sicuramente cose televisive e cinematografiche molto 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 più grandi di quelle che ho fatto, questo sicuramente sì, ma sono state purtroppo, tra virgolette, vedi come mi è uscito spontaneo il purtroppo, sono state scelte dovute sempre, perché io sono, ecco che ho detto Capricorno, sono una persona di parola. Avendo dato parola a delle persone, delle grandi persone, te lo dico, guarda, Maurizio Costanzo, quindi non è che stiamo parlando di un... No, stiamo parlando così, di... Mi hanno proposto delle cose grandi, grandissime, tipo presentare tantissimi anni fa i pacchi. Però giustamente io stavo da Maurizio, quindi non potevo dire a Maurizio, posso fare anche questa
cioè non gli ho proprio detto niente. Ti saluto tanto. Non gli ho proprio detto niente. Allora, vedi, guarda, questa è una bella cosa. Lele, vieni qua. Scusami, eh. No, no. Allora, lui è il direttore della fonica e dell'audio. Il direttore della fonica e dell'audio. Adesso fammi salutare Antonio. Questo è quello che c'è qui in questo teatro qua, vedi? Ciao, Lele. Ed è bello, è bellissimo. Salutami Andrea, che è il direttore il direttore delle luci. Questo, vedi, involontariamente, questo è qua, quello che tu lasci alla gente. Prima di lasciarci, invitaci a venire a teatro, invita tutti, soprattutto i giovani, i giovanissimi, che sì. A volte non conoscono proprio il teatro. Allora, i giovani posso dire che sicuramente adesso ed è molto difficile invitarli, perché staccarli dagli smartphone, ma non solo, perché ci sono tanti ragazzi che lavorano, poi escono la sera, che non stanno sempre sui telefoni, giovanissimi, però staccarli da perché fanno le cose in meccanica. Cioè, capito? Fanno quelle cose in meccanica e quindi le fanno perché gli è diventata una meccanica, cioè le fanno sempre quelle stesse cose. Se uno li porta fuori poi da questa meccanica, basta una volta, e allora lì uno porta l'altro e sappiamo tutti che una goccia fa il mare. Ok, quindi ragazzi, venite a teatro perché passate una serata meravigliosa, state seduti, spengete il telefono, nessuno vi rompe le scatole, ok? Gli amici, la ragazza, vi scegliete una commedia, vedete qua, i prezzi sono anche per esempio io nel mio spettacolo ho i prezzi per gli studenti, addirittura per il martedì e il mercoledì, che sono veramente prezzi, ho fatto anche la galleria a 10 euro per questi ragazzi, per chi non se lo può permettere, per i ragazzi che si stanno laureando, quindi potete venire qui a vedervi lo spettacolo per una volta e poi vedrete che tornerete un'altra volta sui sbarfo. Grazie mille. Grazie a te, grazie a te.